Siamo a Rasa, la Castellanza alle porte di Varese, con il consigliere comunale di Varese Ideale, Stefano Clerici. È qui perché diversi residenti gli hanno segnalato le problematiche di questa zona incantevole. È Varese, ma nello stesso tempo sembra di essere in un altro mondo, ancora antico e preservato. Parliamo prima di tutto però del fatto che proprio qui a Rasa la difficoltà che c'è è legata al discorso della telefonia. Perché, consigliere? Beh, innanzitutto il problema è un problema di approccio. Diciamo che la Castellanza della Rasa è una delle più belle del nostro territorio, ma è forse figlia di un dio minore, perché viene lasciata al suo destino, e questo è davvero un peccato sia per i residenti sia per la città stessa, che non sfrutta appieno le sue potenzialità. La Rasa è isolata perché non esiste la fibra ottica, non esistono i collegamenti telefonici se non con un operatore, appunto, che di rimbalzo riceve il segnale. Poca roba. Bisogna intervenire, chiediamo al comune di fare la voce grossa e di chiedere, di pretendere da tutti gli interlocutori istituzionali e non un intervento risolutivo. Non solo, ci sono problemi poi relativi ai lavori pubblici, al fatto che il cimitero e il suo parcheggio, il parcheggio del cimitero ha interdetto agli automobilisti, è stato chiuso senza spiegazioni, senza alcun cartello esplicativo, senza motivazioni reali, quindi attualmente non è agibile. Il comune adotta un approccio non accettabile, non si può davanti a un problema che viene segnalato porre una transenna e non intervenire senza dare risposte, senza spiegare, lasciando un quartiere così davvero in stato di abbandono. E questo crediamo che debba essere rivisto, questo approccio deve essere sicuramente rivisto dal comune.